Per essere un investitore di successo a lungo termine è fondamentale comprendere e superare i propri comuni bias cognitivi o psicologici umani che spesso portano a decisioni sbagliate ed errori di investimento. I bias cognitivi sono cablati e siamo tutti soggetti a prendere scorciatoie, semplificare eccessivamente decisioni complesse ed essere eccessivamente sicuri del nostro processo decisionale ed operato. Comprendere i nostri bias o pregiudizi cognitivi può portare a migliorare il nostro processo decisionale, che è fondamentale per ridurre il rischio e migliorare i rendimenti negli investimenti nel tempo. Oggi vado a delineare alcuni, i principali secondo me bias cognitivi che possono portare a decisioni di investimento sbagliate, e cerchiamo di applicarli al nostro portafoglio speculativo che abbiamo creato su XTB per vedere come possono impattare e aver impattato le nostre modalità di investimento. Ma ne parliamo subito dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto ed educatore finanziario IF. Le decisioni di investimento prese dagli investitori sono sempre soggette a una serie di bias. Un bias è un presupposto, una convinzione irrazionale che altera la capacità di prendere una decisione sulla base di fatti e di prove. I bias dell'investitore possono portare le persone a prendere decisioni finanziarie per ragioni diverse da quelle guidate da informazioni fattuali, diminuendo potenzialmente la loro stabilità finanziaria a lungo termine. Un processo di investimento che include molti passaggi come la raccolta dei dati, la valutazione di varie opzioni di investimento, per esempio selezionare azioni, fondi comuni, obbligazioni, eccetera, l'acquisto e la vendita di tali investimenti è in ogni caso pieno di insidie psicologiche. Tuttavia, per fare un investimento ottimale è importante prendere una decisione imparziale, e ciò sarà raggiunto se si identificano, si capiscono e si superano questi bias. Ci sono fondamentalmente due approcci al processo decisionale. Il primo è quello riflessivo, nel quale segui il tuo istinto, che è semplice, automatico ed è solitamente la nostra opzione predefinita dal nostro cervello. Poi c'è quello riflessivo, logico e metodico, ma richiede uno sforzo ad impegnarsi in maniera attiva. Oggi molte informazioni sono disponibili in maniera gratuita per gli investitori, che spesso li portano a prendere le proprie decisioni. Ci sono molte fonti disponibili per aggiornare le proprie conoscenze sulle finanze, che li porta a fare le proprie analisi. Il più delle volte, quando gli investitori agiscono di conseguenza, tendono a trascurare i punti dati che potrebbero non supportare la loro decisione di investimento. Tali pregiudizi verso i propri investimenti possono danneggiare i rendimenti e con ogni probabilità punire il processo di creazione di ricchezza nel lungo termine. Di bias dell'investitore ce ne sono una marea, ma oggi ne voglio in particolare accennare tre, a mio parere molto importanti, e li applichiamo al nostro portafoglio XTB che abbiamo costruito insieme. Ti ricordo tra l'altro che se vuoi provare la piattaforma XTB trovi il link affiliato qui sotto in descrizione. Il primo bias è il cosiddetto confirmation bias. Il bias di conferma o della conferma è la naturale tendenza umana a cercare o a enfatizzare informazioni che confermano una conclusione o una ipotesi esistente da parte nostra. Il bias di conferma è una delle ragioni principali degli errori di investimento, poiché gli investitori sono spesso troppo sicuri perché continuano a ottenere dati che sembrano confermare le decisioni che hanno preso. Questa eccessiva sicurezza può portare a una falsa sensazione che nulla possa andare storto, il che aumenta il rischio di essere presi da qualcosa alla sprovvista. Per ridurre al minimo il rischio di bias di conferma, tentiamo di sfidare lo status quo e cerchiamo informazioni che ci portano a mettere in discussione la nostra tesi o strategia di investimento. In effetti, cerchiamo sempre di invertire il caso di investimento per analizzare il motivo per cui potremmo sbagliarci. Cerchiamo di rivisitare continuamente il nostro caso di investimento e sfidiamo i nostri presupposti. È molto più importante chiedersi perché hai torto piuttosto del perché hai ragione. Charlie Munger, famosissimo vicepresidente di Berkshire Hathaway e partner commerciale di Warren Buffett, ha dichiarato: «La rapida distruzione delle tue idee quando il momento è una delle qualità più preziose che puoi acquisire. Devi sforzarti di considerare le argomentazioni dell'altra parte». Come applichiamo questo concetto al nostro portafoglio XTB? Vi ricordate come abbiamo scelto le aziende? Ve lo ricordo io. Io vi ho proposto una serie di sondaggi Telegram e poi avete fatto una scelta. Ma vi siete mai chiesti dopo come abbiamo fatto queste scelte? Come ho fatto le mie scelte? Come avete fatto voi le vostre? Erano scelte ponderate da studi approfonditi oppure decisioni prese in base al fatto che alcune aziende ci piacevano, per cui dovevamo scegliere quelle perché erano le nostre preferite
e volevamo una conferma comune che erano queste, quelle giuste. Provate a chiedervelo ora. Il secondo bias è l'information bias. La distorsione dell'informazione è la tendenza a valutare le informazioni anche quando sono inutili per comprendere un problema. La chiave per investire è vedere il legno degli alberi e valutare attentamente le informazioni rilevanti per prendere una decisione di investimento più informata e scartare le informazioni irrilevanti. Gli investitori sono bombardati ogni giorno da informazioni inutili provenienti da TG finanziari, commentatori finanziari, giornali, agenti di cambio, ed è difficile filtrare queste informazioni per concentrarsi sulle informazioni che sono effettivamente rilevanti. I prezzi giornalieri delle azioni, i movimenti di mercato di solito non contengono informazioni rilevanti per un investitore che è preoccupato per le prospettive di medio o lungo termine di investimento. Tuttavia, ci sono interi notiziari, colonne finanziarie dedicate alla valutazione dei movimenti di prezzi delle azioni su una base giornaliera o anche oraria o minuto per minuto. In molti casi, gli investitori ponderanno le decisioni di investimento per acquistare o vendere un qualcosa sulla base di movimenti a breve termine del prezzo delle azioni. Ciò può indurre gli investitori a vendere meravigliosi investimenti a causa del fatto che il prezzo delle azioni è diminuito ed acquistare cattivi investimenti sul fatto che il prezzo delle azioni è aumentato di recente. In quanti sondaggi vi ho chiesto se volevate aggiungere azioni nuove o mediare alcune esistenti nel portafoglio XTB? Avete fatto la scelta per conto vostro oppure vi siete fatti influenzare da notizie di investing.com o di Yahoo Finance? Avete ascoltato un vostro amico che aveva sentito che Alibaba conviene e per cui abbiamo inserito proprio quella nel portafoglio? Oppure avevate valutato i fondamentali, fatto un'analisi macroeconomica dell'economia cinese e fatto le vostre opportune valutazioni senza ascoltare il rumore di fondo? Chiedetevelo adesso. Il terzo sono due bias che si vanno a interpolare: loss aversion and endowment effect. L'avversione alle perdite o loss aversion è la tendenza delle persone a preferire fortemente di evitare le perdite piuttosto che ottenere e trattenere dei guadagni. Strettamente correlato all'avversione alla perdita è l'effetto dotazione, che in inglese appunto è l'endowment effect, che significa quando le persone attribuiscono un valore maggiore a un bene che possiedono rispetto a un bene identico che non possiedono. L'avversione alle perdite o l'effetto dotazione possono portare a decisioni di investimento scadenti ed irrazionali, per cui gli investitori si rifiutano di vendere investimenti in perdita nella speranza di recuperare i propri soldi. La tendenza all'avversione alla perdita infrange una delle regole cardinali dell'economia, la commisurazione del costo-opportunità. Per essere un investitore di successo, deve essere in grado di misurare correttamente il costo-opportunità e non essere ancorato alla decisione di investimento passate a causa della tendenza umana innata di evitare le perdite. Gli investitori che si ancorano a causa dell'avversione alle perdite trascureranno appetitose opportunità di investimento per mantenere un investimento in perdita che è esistente nella speranza di recuperare le perdite. Tutte le decisioni passate sono costi irrecuperabili e la decisione di mantenere o vendere un investimento esistente deve essere misurata sempre rispetto al costo-opportunità. Molti investitori prenderebbero decisioni di investimento superiori se limitassero il numero degli investimenti nei loro portafogli, perché sarebbero costretti a misurare appunto il costo-opportunità in maniera più definita e fare scelte tra questi investimenti. Buffett fornisce spesso l'illustrazione che gli investitori otterrebbero risultati di investimento superiori a lungo termine se avessero una scheda perforata immaginaria con spazio per solo 20 fori. E ogni volta che effettuano un investimento durante tutto l'arco della loro vita, dovessero perforare la scheda. Secondo Buffett, ciò costringerebbe gli investitori a riflettere attentamente sull'investimento, compresi i rischi, il che porterebbe a decisioni di investimento più informate. Riguardo al nostro portafoglio XTB, avete visto dove sta adesso Virgin Galactic e Palantir? Abbiamo veramente scelto bene oppure le stiamo tenendo perché non vogliamo ammettere la sconfitta o perché le riteniamo due aziende che sono l'amore della nostra vita e non dobbiamo lasciare andare? Vi lascio con un quarto bias, che è un bonus: il bandwagon effect, l'effetto carrozzone. L'effetto carrozzone, o in inglese bandwagon effect, descrive l'ottenere conforto in qualcosa perché molte persone fanno o credono lo stesso. Buffett racconta una storia su un cercatore di petrolio che muore e si ritrova in una grande folla di altri cercatori d'oro che stanno aspettando tutti di entrare alle porte del paradiso. All'improvviso la folla si disperde. San Pietro vede lì il cercatore di petrolio e gli chiede come mai la folla si sia dispersa, e il cercatore di petrolio ha detto semplicemente: ho gridato, il petrolio si trova all'inferno. E San Pietro chiede al cercatore di petrolio perché vorrebbe essere portato in paradiso. Dopo aver riflettuto un po',
Il cercatore di petrolio dice: ma guarda, penso che andrò anch'io all'inferno e mi unirò ai miei colleghi perché, dopo tutto, potrebbe esserci del vero in quella voce. Per essere un investitore di successo devi essere in grado di analizzare e pensare in modo indipendente. Tutte le bolle speculative sono in genere il risultato del pensiero di gruppo e della mentalità del gregge. Troviamo conforto nel fatto che le altre persone stiano facendo determinate cose o che le persone siano d'accordo con noi. Alla fine della giornata abbiamo ragione o torto perché la nostra azione di analisi o il nostro giudizio sono giusti o sbagliati. Anche se non cerchiamo di essere contrarian, non esitiamo a prendere la strada meno battuta se è questo che conclude la nostra analisi. Queste aziende sono state scelte nel nostro portafoglio XTB perché erano o sono in bocca agli youtuber del momento, ai giornali, ai telegiornali, eccetera? O quante sono state scelte perché abbiamo preso decisioni contrarie a tutto il resto degli investitori? Chiedetevelo adesso. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Spero che questo contenuto e il mio aggiornamento mensile sul portafoglio XTB, fatto in maniera un po' diversa, abbia fatto attraverso questa parte formativa di educazione finanziaria il proprio effetto e sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, per favore ti chiedo di darmi un feedback nei commenti qui sotto, impressioni, considerazioni, nell'apposita sezione dei commenti. A questo punto cerchiamo anche di analizzare come si sta comportando il nostro portafoglio e, appunto, avendo visto questi bias cognitivi, se effettivamente analizzandolo nuovamente dobbiamo fare delle modifiche sostanziali. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e, se sei nuovo sul canale, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Questo è l'ultimo aggiornamento del portafoglio XTB, ritorniamo con nuovi aggiornamenti da settembre perché luglio e agosto so che siete al mare e non volete assolutamente fregarvene di un portafoglio demo, ma ritorniamo. Bene, anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!